Salve, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa versione semplicissima del Piccolo Principe. È molto molto facile da realizzare. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa e il corpo del nostro Piccolo Principe abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo il nostro anello e facciamo un anello in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia, un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le nostre 24 maglie per altri 4 giri. Ogni due maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Una maglia, una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Riempiamo con lovatta sintetica e andiamo a fare 6 diminuzioni, in tutto saranno 6 maglie basse. Facciamo un altro giro di 6 maglie basse e poi andiamo a sostituire il filato con quello verde. Sostituiamo il filato con quello verde e andiamo a fare un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Facciamo una maglia, un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo altri 4 giri di 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 20 maglie basse. Andiamo a riempire con lovatta sintetica e andiamo a suddividere le maglie in due in modo da far lavorare 10 maglie per questa gamba e 10 maglie per l'altra gamba. Andiamo a lavorare adesso queste nostre 10 maglie per questo lato di gamba e lavoreremo su queste maglie che abbiamo lavorato. Ho lavorato così come ho detto le mie 10 maglie e vado ad unirmi qui prima del marcapunti con una maglia bassissima e chiudo le 10 maglie. Vado ora a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 8 maglie che andremo a lavorare. Lavoriamo le nostre 8 maglie per altri 4 giri. Staccate con il filato verde, prendete il filato color carne e andate a fare un giro di 8 maglie con questo filato color carne. Riempite con lovatta sintetica, andate a fare una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Sostituiamo il filato per realizzare le scarpe, possiamo utilizzare o il filato beige oppure un filato dorato o un filato giallo come preferite e andiamo a fare un giro di 6 maglie basse con questo filato. Proseguiamo i prossimi giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte dopo aver ben riempito. Dopo aver chiuso andiamo a fare lo stesso lavoro anche per l'altra gamba. Per il braccio abbiamo un anello magico di 5 maglie. Chiudiamo il nostro anello e andiamo a fare un altro giro di 5 maglie basse. Andiamo a sostituire il filato color carne con il filato verde e andiamo a lavorare le nostre 5 maglie basse con questo filato. Lavoriamo per altri 7 giri le nostre 5 maglie basse. Riempite con la lovatta sintetica e proseguite con le diminuzioni fino a chiudere. Chiudete poi il lavoro e andate a cucire al lato della spalla. Per la cintura, con lo stesso filato delle scarpe, andate ad avviare una catenella di 20 maglie. Lavorate 20 maglie basse nelle vostre 20 catenelle. Staccate poi il filo e andate a cucire in vita. Per la sciarpa abbiamo una catenella di 40 maglie. Andiamo poi a lavorare due mezze maglie, andiamo a fare due catenelle in sostituzione della prima mezza maglia, andiamo a fare una seconda mezza maglia e poi andiamo a lavorare 36 maglie alte nelle prossime 36 maglie.
le ultime due maglie andiamo a fare due mezze maglie anziché maglie alte. Andiamo a terminare così come abbiamo cominciato dall'altro lato. Con delle maglie bassissime raggiungiamo il laterale e andiamo a fare 3 catenelle e andiamo a lavorare 3 mezze maglie nelle nostre 3 catenelle. E possiamo chiudere con una maglia bassissima nella prossima, in questo modo. Andiamo a fare la stessa cosa anche per l'altro lato della sciarpa. Possiamo poi andare a cucire al collo la nostra sciarpa. Per i capelli possiamo o realizzare la solita calotta e poi magari andare ad inserire i capelli a ciuffettini come ho fatto vedere in altri tutorial, oppure possiamo avvolgere la chioma più semplicemente in questo modo. La andiamo ad incollare o a cucire sulla testa e poi andiamo a tagliare i vari ciuffetti dopo aver realizzato la base. Dopo aver fermato la base e avvolta alle dita come ho fatto vedere, andate a bloccare sulla testa la lana che avete avvolto. Andate a passare il filo in questo modo e poi andate a riempire realizzando dei ciuffi che poi andrete a tagliare successivamente. Fateli un pochino più lunghi in modo da poi poterli tagliare. Andate in questo modo e magari poi andate a passare un po' di colla in modo da fermarli bene. E riempite la testa in questo modo. Cucite le braccia al lato della spalla, andate ad inserire la sciarpa ed incollate o cucite i bottoni, potete anche ricamarli con il filato nero. Andate poi a realizzare le orecchie, basterà fare un po' con il filo in questo modo da una parte e l'altra, andate a riempire questa parte e avrete così realizzato le orecchie. Aggiungete la cintura al centro del corpo e andate a cucire dietro. Fermate anche con qualche punto sulla cintura in modo che non si sposti. Fermate prima dietro e poi ripassate intorno in modo da bloccare bene. Riempite. Per realizzare la rosa potete fare una catenella di 10 maglie, la andate a avvolgere su uno stecchino di legno e poi andate a fare con il filo verde un po' di giri tutto intorno fino a riempire lo stecchino. Andate a fermare con un po' di colla l'inizio e la fine del vostro filo in modo da poterlo bloccare. Oppure se non volete usare la colla usate il filo stesso, andate a fare qualche punto sullo stesso filo in modo da bloccarlo con ago. Ed eccola qui, questa è la mia versione semplicissima del piccolo principe. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Ringrazio Michela che mi ha fatto questa richiesta e vi aspetto tutti al prossimo tutorial. Condividete con i vostri amici e fateli iscrivere al canale ed iscrivetevi anche voi se non l'avete ancora fatto. Condividete, mi raccomando. Ciao, a presto, un bacio.